Tranquillo, tranquilla, non si tratta di un contenuto per adulti, ma oramai in giro si sente solo parlare di food porn, cibo porno, roba che in realtà non ha senso dal mio punto di vista. Sembra che ogni volta si debba per forza attirare l'attenzione con qualcosa di più di quello che c'era già prima. Più magri o all'estremo opposto, come in questo caso, più ingredienti. Nel video di oggi ti voglio dare la mia personale opinione sul perché sia secondo me controproducente orientarsi a cucinare il cibo che vedi in questi vari video che circolano in rete, con ricette che magari sono iper buone, con tantissimi ingredienti che vengono solitamente definiti come food porn, ma anche un lato, seppur marginale, di positività nel fatto che la gente guardi queste video ricette. Se non sei parte di questo progetto salutista, puoi sempre iniziare a farne parte quando vuoi, semplicemente iscrivendoti a questo canale e cliccando la campanella delle notifiche. Ti assicuro, è gratis. E magari puoi sempre trovare nuovi spunti di discussione e di riflessione su salute e nutrizione. Mi capita spesso di guardare questi video in rete, un poco perché sono molto curioso, in realtà sono una buona forchetta, ma anche perché per vedere fino a dove la fantasia umana possa spingersi con la creatività in cucina e dove si possa sorpassare il limite che va fra cibo e accozzaglia di ingredienti. I video sono virali, ci sono vari canali sia su Facebook che su YouTube che hanno milioni e milioni di visualizzazioni. Quello che mi piacerebbe in realtà avere anche a me, ma purtroppo io non parlo di food porn, per cui presumo che ci sia molta gente che trovi queste ricette altamente gratificanti e soprattutto una goduria per il palato e per gli occhi. Per cui c'è una forte componente magari psicologica e anche emotiva che aiuta questi video ad essere così popolari sulla rete. Se ci pensi, anche se si scrivessero sotto ogni ricetta che vedi il valore delle calorie e dei macronutrienti, anche se capissi che sostanzialmente si tratta di valori assolutamente esagerati, molto probabilmente un pensierino nel preparare quel pasto tu lo faresti sicuramente. Ora, non sono qui a giudicare le scelte personali. Come dico sempre in tutti i miei video, io cerco sempre di passare un messaggio che sia salutista, ma ognuno poi ha il suo modo di pensare e di agire. I commenti, per esempio, sotto il mio video sulla friggitrice d'aria o sul latte ne sono una prova. Me ne sono sentito dire di tutti i colori. Non sono qui a cambiare la tua idea o la tua percezione sul cibo, ma solo a darti degli spunti di riflessione sull'argomento. I video che si vedono in giro sono pieni di polli, tacchini riempiti e sommersi di formaggio, hamburger a 5 strati, cioccolata fusa che ricopre qualsiasi cosa. Per cui il fattore che guida questi interessi è secondo me molto psicologico. Si potrebbe interpretare la cosa come una specie appunto di paracadute psicologico che sviluppa un certo senso di soddisfazione personale. In ogni caso, prima di continuare, ti volevo come sempre ricordare che mi trovi anche su tutti i social networks, mi trovi su Facebook, su Instagram e su Twitter. E se questi contenuti sono di tuo gradimento e ti piacciono, per favore condividili per farmi crescere e portare questo messaggio salutista a più persone possibili. Il potere dei social media o delle opportune campagne che promuovono in maniera martellante queste ricette sono anche un elemento determinante nell'ascesa verso l'Olimpo delle visualizzazioni. Questo, oltre a portare ovviamente a una scarsa predisposizione a mangiare ricette bilanciate e perlomeno, se non salutari, fatte in casa e per cui con una minore quantità di cibo processato, hanno comunque indotto molte persone a pensare che se è bello da vedere sarà anche buono e salutare da mangiare. E molto probabilmente sia un fatto che gusto vengono ampiamente soddisfatti da queste ricette. Il concetto che sta alla base, però, è che se ci si sa preparare gli alimenti, non c'è la necessità di particolare sommersione di tutto quello che si cucina con 2000 ingredienti, salse o formaggi vari. Una buona igiene alimentare dovrebbe essere comunque alla base di una buona alimentazione. E questo parte anche dal fatto di poter imparare a cucinare anche delle cose basilari, ma che ti piacciono, per evitare di trovarti nella situazione di ingurgitare cibo in porzioni da betoniere con l'apporto calorico di una centrale nucleare. Nel Regno Unito, la HDB, che è l'organismo di controllo e che controlla lo sviluppo nazionale di orticoltura e agricoltura, ha condotto uno studio ristretto proprio su questo argomento e ha constatato che nel 2019 circa il 12% delle persone intervistate cercava video ricette su YouTube. Lo stesso studio aveva dato un valore del 4% solo nel 2015, 4 anni fa. In questo entrano in gioco anche delle tematiche di tipo economico. Molte case produttrici di alimenti amano questi video e video di questo tipo che con opportune tecniche di rallenti e inquadrature particolari non fanno altro che rendere la preparazione delle ricette sempre più appetitosa agli occhi di chi guarda i video e per cui sono molte volte coinvolte
sia nella sponsorizzazione che nella fornitura di ingredienti per i video che vengono definiti così food porn. Le tecniche con le quali questi video vengono girati sono ormai le più complesse, anche per chi ha un canale piccolissimo su YouTube privato, perché il ritorno economico in termini di visualizzazioni e per cui successivamente di introiti pubblicitari può essere particolarmente elevato. Hai mai notato, se hai guardato uno di questi video, su come magari il formaggio o le salse vengono aggiunte a questi piatti, magari con una tecnica di slow motion o a caduta dall'alto, quando magari un hamburger venga tagliato con un bel primo piano e in modo che si possa vedere quanto succoso esso sia, mentre magari il formaggio a tonnellate sciolto lo cosparge cadendo sui lati. Per cui bisognerebbe stare attenti a scegliere con accortezza le ricette che andrai poi a preparare, perlomeno se ti orienti su quelle molto complesse, di avere l'accortezza di non prepararle con troppa frequenza, perché sono ovviamente troppo sbilanciate e troppo caloriche. Unico lato positivo marginale, se ne posso trovare uno, è che quello che si stimola a cucinare a casa, per cui si può ovviamente selezionare gli ingredienti che più ci piacciono e che più ti soddisfano e che ovviamente sono i meno processati possibili. Magra consolazione, ma anche un ottimo punto di partenza per magari progredire la propria alimentazione verso ricette magari un po' meno complesse e complicate, con meno ingredienti magari un po' più bilanciate. Bene, mandami un'email ad info@healthmefood.com oppure mi puoi lasciare un commento qui sotto se hai delle idee o dei chiarimenti o se hai domande su questo o su altri argomenti. Questi contenuti li trovi anche sotto forma di audio podcast su tutte le piattaforme che trovi qui sotto in descrizione. Per favore visita anche il mio sito internet che come sempre è www.healthmefood.com. Anche per oggi ti lascio andare, per cui mi è rimasta solo la cosa più importante da dirti, che è eat well, live well and smile, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!